Puoi anche avere uno store dropshipping perfetto, un fornitore che ti spedisce in 24 ore e la strategia di advertising più forte del mondo. Ma se non hai un prodotto vincente, tutte le cose che ti ho appena detto sono inutili e le puoi tranquillamente buttare. Questo te lo dico per farti capire quanto è importante avere un prodotto vincente sul tuo store e infatti all'interno di questo contenuto ti spiego tre nuove strategie per trovare entro i prossimi 10 minuti il tuo primo e vero prodotto vincente. Ciao, sono Samuele, se non mi conosci sono il fondatore di dropshippingkids.com, dove aiuto le persone come te a partire totalmente da zero, creare uno store dropshipping e portarlo alle fasi più avanzate. Fase fondamentale del dropshipping è la ricerca di prodotto. Nel tempo ho visto risultati fallimentari passare quindi da screen da 0 dollari al giorno a screen di centinaia, migliaia di euro al giorno in vendite solo per aver trovato e venduto un prodotto sensato. L'esatto modello di ricerca te lo spiego all'interno di questo video. Adesso però voglio farti capire anche cosa deve avere alla base un prodotto vincente e quindi ti spiego quelle caratteristiche che deve rispettare il prodotto che stai andando a cercare. Prima di vedere le strategie effettive, devi sapere tassativamente come identificare un prodotto vincente, quindi di prodotti ne puoi trovare un miliardo anche su AliExpress, ma se non sai le caratteristiche che definiscono un prodotto vincente, non riuscirai mai a trovarlo in sostanza. Ti dico alcuni step, quindi partiamo dal primo e ti spiego quella che è la mia regola d'oro del pricing. Infatti, per partire alle fasi iniziali e per testare in modo dinamico e per avere acquisti impulsivi, io ti consiglio di trovare e limitarti a prodotti che puoi acquistare sotto i 15 euro, idealmente tra i 10 e i 12, e che puoi vendere a 25, 30 o 40 euro, dipendentemente dal pricing appunto a cui li paghi. Quindi diciamo sotto i 12 euro ideale per vendere tra i 25 e i 40 euro. Questa è una regola che poi si presta bene anche a quelle che ti vado a spiegare subito dopo. Infatti la seconda è quella di avere un valore percepito abbastanza alto da giustificare il prezzo a cui tu stai vendendo questo prodotto. Come ti farò vedere, per trovare prodotti li cerchiamo sempre da qualcuno che già li ha convalidati al posto nostro, e quindi la strategia è quella di capire innanzitutto se il costo che noi abbiamo dal nostro fornitore di quel prodotto è in linea a poterlo vendere al prezzo che il mercato oggi sta pagando il prodotto stesso. E poi visivamente dovresti essere in grado di capire se un prodotto lo vendi a 25, 30, 40 euro, se effettivamente ne può valere la pena, anche collegandoci al terzo step, a quello che è l'effetto wow del prodotto e la quantità di contenuti reperibili appunto per esso. Quindi vediamo un po' di prodotti, per esempio appunto su AliExpress. Se noti un prodotto come appunto questo che c'è appunto qui di fianco, quindi questo questa statua, no, di decorazione di questo cane, che costa 14 euro, per poterlo vendere magari ad un prezzo sensato ed avere un margine appunto come ti dicevo all'inizio abbastanza alto da permetterti di avere un 15-20 euro di profitto, ecco, se devo vendere questo prodotto e metterlo quindi a 35 euro, 40 euro, non so se il valore percepito è abbastanza alto, non so se qualcun altro lo sta vendendo, sono in difficoltà su poterlo definire come un effettivo prodotto vincente. Se invece subito di fianco troviamo un prodotto che costa 4,50 euro, possiamo venderlo 20-25 euro, magari addirittura 30 euro, perché è un prodotto che ha un buon effetto visivo, ma te lo dico con la consapevolezza che è un prodotto che conosco e so funzionare. Ti faccio vedere anche per esempio lo store di un competitor che lo vende a 34,95 e questo è uno degli store più forti che hanno venduto nel tempo questo esatto prodotto. Alto effetto visivo, margine che possiamo tranquillamente andare a replicare, regola d'oro del pricing rispettata, e poi in definitiva l'ultima regola è quella di avere una risoluzione di un problema. Questa è una regola che ti metto all'ultimo posto perché è un po' un bonus. Il tuo prodotto non deve per forza risolvere un problema, ma se lo risolve tanto meglio. Questo, per l'esempio appunto che ti stavo facendo, risolve il problema del mal di testa. E attenzione, la risoluzione di un problema deve essere un problema che la gente oggi non sa come risolvere. Perché un problema può essere anche: ho il problema che non riesco ad asciugare i piatti, vendo un tipo di panno particolare. Quello non è un problema che la gente non sa risolvere, perché è tranquillamente sostituibile con un qualunque pezzo di carta. Invece risolvere il problema del mal di testa con una fascia immediata come questa, per avere un sollievo a quella che è la parte alta appunto della testa, non è un qualcosa che si trova facilmente, o comunque un problema che la gente ha attivamente in questo momento. Ora ti mostro tre metodi effettivi per la ricerca prodotto. Prima volevo dirti che comunque ho creato un documento
documento su appunto Google Doc con tutta la strategia e le strategie che ti faccio vedere tra pochissimo. Se ti interessa poi quindi ricevere questo documento, ti basta lasciarmi un bel mi piace a questo video. Appena raggiungiamo i 500 mi piace, ti metto nel commento fissato qui sotto il link scaricabile. Quindi non ti chiedo la mail o cose strane né nulla, appena raggiungiamo i mi piace ti caricherò un documento che va a seguire esattamente i parametri che un prodotto deve rispettare e anche le strategie che adesso ti faccio vedere. Ok, il primo metodo di ricerca prodotto sfrutta Sell This Now, che è un sito gratis dove all'interno troviamo un sacco di prodotti per diverse categorie. Ogni giorno ne mettono un bel po' e qui la prima cosa da fare è visiva, quindi ti consiglio Sell This Now di usarlo subito per filtrare e quindi eliminare mentalmente i prodotti che non rispettano le categorie e le cose che ti dicevo prima. Quindi se noi vediamo per esempio prodotti con basso valore percepito, accessori magari anche delicati tipo questo fatto in vetro, li andiamo a scartare da subito. Invece prodotti come questo copridivano, che io per esempio sono un fan della categoria di prodotti semplici, molto broad, ma con una qualità e delle feature particolari, quindi interessanti, li andiamo invece già ad approfondire. Questo lo puoi fare molto visivamente, quindi le lame, roba che lasciamo stare, questo prodotto molto strano, portable toilet, quindi anche questo lo andiamo ad evitare, e così via, cercando comunque di magari andare ad approfondire quei prodotti che visivamente ci sembrano più interessanti. Ovviamente poi lo puoi fare con tutti, però io vado molto visivamente, ripeto, vado per le varie pagine e cerco dei prodotti che anche dal mio punto di vista mi interessano, mi attirano per andarli ad analizzare. Quindi per esempio la prima cosa che vogliamo fare è convalidare il pricing, quindi troviamo un prodotto, cerchiamo l'AliExpress link, quindi vediamo su AliExpress giusto un prezzo possibile appunto di acquisto. Qua si parla di pochi euro, quindi siamo da subito abbastanza tranquilli, e poi apriamo sia il Facebook ad, quindi il link effettivo della sponsorizzata, e poi una product page. Qui quello che vogliamo fare è capire anche un po' il pricing, quindi iniziare a capire se con il costo che abbiamo appena visto siamo effettivamente in linea a poterlo vendere noi stessi. Guardiamo un po' lo store che mi sembra fatto male per quella che è sicuramente la struttura di contenuti, che io insomma vado molto critico da questo punto di vista, e poi però abbiamo la sponsorizzata. Sulla sponsorizzata le cose utili da vedere sono un numero di interazioni e poi anche quelli che sono i commenti. Quindi se tutti i commenti sono insulti o commenti negativi, non è una cosa molto intelligente andare a venderlo. Qui tutti dicono good, me ne serve un pezzo, quanto costa, me ne serve uno, funziona per una ragazza, qua scrive di 13 anni, quindi comunque tante cose che ci danno modo di capire che c'è interesse effettivo per questo determinato prodotto. Adesso vogliamo capire però se questo prodotto viene venduto. Ricordati che una regola base importante da mantenere è il fatto che il prodotto che tu vendi sarebbe utile che qualcun altro lo stia già vendendo, quindi questo indica che ci sarebbe competizione, ma una competizione positiva. Ricordati che poi un'altra grossa strategia è quella di trovare dei prodotti virali in un mercato diverso dal nostro, quindi il mercato per esempio lingua inglese, e portarli noi in Italia in modo tale da sfruttare qualcosa che è già convalidato per un certo mercato e che possiamo vendere nel nostro. Quindi per questo secondo step ci serve la libreria delle inserzioni di Facebook. Vai su Facebook Ads Library, arriverai a questa pagina, qui andiamo a mettere tutti i paesi e tutte le inserzioni, e adesso andiamo a cercare il nome del prodotto. Quindi mettiamo magari questo e cerchiamo proprio la parola chiave. Questo ci serve per vedere tutte le sponsorizzate attive in questo esatto momento di questo determinato prodotto, in modo da capire se c'è qualcuno che ha attivo delle sponsorizzate. E in più ti aggiungo una cosa, quindi qui mettiamo i filtri e poi quello che vogliamo capire è questo, quindi seguimi in questo ragionamento. Ora vediamo tutte le sponsorizzate attive. È ovvio però che se è il 15 giugno oggi e ci sono solo sponsorizzate attive dal 15 giugno, quello è un cliente, un competitor che sta effettivamente testando. Quindi per noi è bene trovare delle ads che sono attive invece da almeno 7-10 giorni, perché di base il test dura molto meno, e se una persona tiene attivo delle ads per più di 7-10 giorni significa che quel prodotto sta effettivamente funzionando, a meno che questo dropshipper non sta buttando soldi, ma di solito ci si ferma molto molto prima. Quindi sui filtri quello che vogliamo fare è mettere un filtro di data, quindi se oggi è il 15 di giugno magari mettiamo delle ads che sono state create tra l'1 e l'11 di giugno, quindi sono attive per forza da più di 4-5 giorni. Andiamo ad applicare il filtro. E un altro step, quindi qui vediamo insomma che ci sono attive un po' di sponsorizzate, relativamente poca roba in realtà, e quindi quello che possiamo fare è cercare una costanza di sponsorizzate attive da un singolo store, sempre che ce ne siano, per sapere che c'è qualcuno che effettivamente sta spingendo per diverso tempo quel prodotto. Qui ti faccio vedere un esempio invece di un'altra parola chiave, giusto per farti vedere come funziona quando vai a trovare un prodotto che ha effettivo movimento. Quindi come puoi vedere abbiamo messo gli stessi filtri, e adesso scorrendo quello che dobbiamo fare è trovare insomma delle sponsorizzate di quel prodotto insomma a cui siamo interessati, della stessa persona, cioè dello stesso store, che sono quindi attive da una tempistica maggiore appunto di tempo. Scorrendo
prendo io quello che ho trovato. Vedi che c'è questo Funny Fuzzy, questo store che appunto lo vedo diverse volte, quindi qua ci sono tre sponsorizzate e qui ce n'è un'altra. L'ultimo step per renderci conto che quello è uno store che effettivamente sta spingendo un determinato prodotto, ti mostro un escamotage tra virgolette. Quindi quello che puoi fare è Ctrl F, ti apre la ricerca appunto della pagina su cui sei, e quello che devi incollare è il testo inserzioni. E quindi quando metti questa parola chiave, come vedi, ti evidenzia alcune sponsorizzate che hanno all'interno questo testo. Questo vuol dire che appunto ci sono due inserzioni per questo determinato contenuto che usano questa esatta creatività. A cosa ci serve? Ci serve a capire che quando noi abbiamo un'inserzione, per esempio quella qua sotto, che ha 15 inserzioni con questa esatta creatività attive da più di 4-5 giorni, significa che solitamente quello è una campagna che viene scalata, quindi letteralmente viene duplicata più volte per permettere a quel prodotto di fare risultati migliori. In questo modo appunto ci rendiamo conto quali sono effettivamente delle inserzioni che stanno spingendo e da quanto tempo. Quando ne troviamo una, questa che ha 32 inserzioni attive, sono veramente tante, possiamo focalizzarci sulla pagina, fare visualizza le inserzioni, e l'ultimo step è quello di arrivare alla pagina esatta del competitor, dove possiamo appunto andare a trovare tutte le ads che ha attivo. Questo quindi è uno store che ha attivo 140 risultati. Possiamo addirittura filtrare nuovamente quello che è il filtro di data, quindi magari andiamo anche un po' più aggressivi, mettiamo solo ad create magari per la fine di maggio, per le ultime settimane. Ecco che troviamo nuovamente dei prodotti. Quindi come vedi, nessuno, come ti dicevo, tiene aperto delle sponsorizzate per un mese di tempo senza fare risultati. Se a maggior ragione hanno anche più inserzioni che utilizzano questa esatta creatività e testo, allora diciamo che siamo sicuramente messi molto bene. Questo è un prodotto che sicuramente sta facendo dei risultati. Un altro step che puoi fare poi per convalidare il fatto che non è che vendi quel prodotto oggi e poi non puoi più venderlo perché la nicchia va a morire, è utilizzare, fare un minimo check con Google Trend. Su Google Trend quello che puoi fare è cercare la nicchia stessa, quindi questa nicchia era per esempio car seat, e poi quello che ti consiglio di fare appunto è filtrare per tutto il mondo e la data dal 2004 ad oggi, per renderti conto di un grafico massivo. Insomma, quando vedi un grafico del genere con un'estrema costanza e addirittura una minima crescita negli anni, puoi star tranquillo che quel prodotto a cui sei interessato funziona oggi, ma soprattutto ha una costanza di poter mantenere ottimi risultati anche nel tempo. Per concludere, per sapere esattamente anche da chi puoi rifornirti con un certo prezzo ottimale per quel prodotto, una volta che siamo sullo store, prendiamo nuovamente questo esempio, ti consiglio di installare l'estensione TIV. TIV.co è un'estensione che, come vedi, quando sei su uno store puoi cliccarla e praticamente ti ricerca le esatte immagini di quello store su AliExpress. Quindi ok, come sempre AliExpress ci sono soluzioni molto migliori, lo sappiamo, però insomma è utile sapere soprattutto se poi quel prodotto a cui sei interessato si trova disponibile a dei prezzi sensati. Ho cercato poi quell'altro e come puoi vedere ci trova appunto dal prodotto che è in vendita a $58 sul loro store, in realtà $154, ma credo prenda delle versioni, esatto, prende la versione che costa meno. Quindi da $154 noi sappiamo visivamente subito che si trovano versioni anche a una ventina di dollari, poi ecco, questo dovrebbe essere quello migliore. Quindi abbiamo da subito la consapevolezza che è un prodotto che vende, il competitor ha un sacco di ads attive, la nicchia è in costante crescita e comunque in costante sviluppo, c'è materiale insomma per poterla vendere come si deve, e poi sappiamo che su AliExpress si trova quel prodotto ad un prezzo molto molto vantaggioso e competitivo per poterlo andare a vendere. Ok, per la seconda strategia utilizziamo invece TikTok, quindi ho qua il mio telefono, ti faccio vedere di fianco l'esatta ricerca che vado a fare e parliamo di ricerca di organico. L'organico su TikTok è una strategia per vendere appunto in organico, quindi spendendo zero in pubblicità. Se vuoi saperne di più, dopo vai a recuperare il video che trovi appunto qui di fianco, dove ti ho fatto una challenge completa, dove ti faccio vedere per 10 giorni che provo a fare dei risultati senza spendere soldi in pubblicità. Dopo non ti spoilerò nulla, vallo a recuperare insomma, però come trovare questi prodotti se hai un budget minimo, ma anche prodotti comunque interessanti per venderli sul mercato, come alla fine anche su Facebook Ads. Comunque, una volta che siamo nella ricerca, dobbiamo partire da qui. Di solito una cosa che magari conosci è la ricerca classica TikTok made me bite. Voglio però darti delle keyword un po' diverse con cui io effettivamente trovo prodotti interessanti. Una di queste è link in bio, l'altra è viral finds, oppure quella che usiamo oggi è I want my
refund. Questo vuol dire voglio il rimborso. È una cosa interessante, una keyword, perché molti dropshipper, come vedi mi stanno già uscendo, la utilizzano per creare questa sorta di interazione, di comunicazione con i propri clienti. Quindi una volta che la troviamo, nei tre punti più sopra facciamo filtri, conteggio mi piace questo mese, quindi troviamo quelli che insomma hanno più interazioni. E da qui quello che vogliamo fare, poi come vedi molte cose, insomma bisogna scavare un po', perché qua comunque vedi dei prodotti anche oggettivamente diversi, quindi gioca un po' con quelli che sono i filtri, aggiungiamo magari un po' più di tempistica, oppure cambiamo, andiamo a rimuovere il conteggio dei mi piace e vediamo di trovare infatti qualcosa di interessante. Ok, quello che vogliamo fare adesso è semplicemente guardare il prodotto, partiamo proprio da qui, e la cosa che voglio fare, intanto questo è un prodotto che non conoscevo, mi sembra spettacolare tra virgolette, guardiamo il profilo. Io quello che voglio capire come prima cosa è se questi video, che per esempio questo ha fatto 1 milione di view, 30.000 like, è una cosa che funziona una volta e basta, oppure se quel determinato profilo riesce a replicare nel tempo quel contenuto. Perché è importante? Perché se l'unico video che ha messo nell'ultimo mese ha fatto 1 milione di view e gli altri sono a zero, se anche tu fai quel 1 milione di view, magari sì, fai un po' di vendite quel giorno, però non è una cosa che puoi replicare con costanza, e sai bene che il mio processo di fare dropshipping significa creare un business duraturo ed effettivo. Quindi se scorriamo vediamo che ok, quello è l'unico video che gli è andato bene, quindi non sono così tranquillo a poterlo vendere io stesso. Ok, magari posso fare dei video un po' migliori, però noto anche che l'ultimo video l'ha postato praticamente un anno fa, quindi mi dà un po' di problematiche e direi che lo vado a scartare. Ok, questo qui è un altro prodotto invece relativamente simile appunto a quello di prima, però come vedi il pattern è molto diverso. Se noti infatti questo profilo ha 15.000 follower, ma praticamente ogni singolo video che ha postato gli è andato bene, al pari o se non il doppio di quello che è il numero di follower che questo profilo appunto sta, insomma si ritrova. Questo è un dato positivo, infatti ti consiglio di vedere lo stesso. Qui abbiamo la certezza che quindi se replichiamo questi contenuti possiamo fare altrettante visualizzazioni, il che ci porta anche a dire che ok, probabilmente per come sono fatti questi video, questo prodotto, questo è un qualcosa che a TikTok piace e che riesce a rendere virale, quindi siamo molto più tranquilli sull'efficacia e l'effettiva potenzialità di vendita di questo prodotto. Anche perché ricordati che su TikTok una strategia è il fatto che se qualcosa è andato virale ad un certo punto può farlo tranquillamente di nuovo, quindi prendere un prodotto del genere, ricreare per il mercato italiano dei video simili o fatti magari anche meglio, ti può portare da subito degli ottimi riscontri. Qui si cela la seconda tipologia di ricerca da fare, e quindi capire se in Italia questo è un prodotto magari che è già presente. Quindi cerchiamo per esempio lampada medusa e possiamo vedere ok, qui c'è un video di Shane, però anche qua sono poche visualizzazioni, poche interazioni e ok, proviamo ad andare un po' a scorrere, però come vedi 100-200 like, oltre a questi non si riesce ad andare. Ecco, questo 39.000 però è scritto in spagnolo, quindi di nuovo secondo me questo è un gran prodotto che abbiamo consapevolezza che effettivamente funzioni. Ad oggi non mi sembra molto competitivo, più che altro perché vedo anche questi grossi profili che non lo postano più da praticamente qualche mese, quindi questo da dicembre 2022, il che secondo me mi dà un'idea di c'è tanto spazio, è un prodotto pazzesco ad altissimo effetto wow e ha un target broad, il che vuol dire che molte persone lo possono acquistare. Un'altra cosa importante da fare per questo prodotto è quindi domandarsi anche posso fare effettivamente video infiniti. Sappi che quando lavoriamo con TikTok organico una cosa fondamentale è quella di poter creare effettivamente dei video infiniti. Come strategia infatti dovrai essere in grado di postare costantemente almeno 2-3 video al giorno, soprattutto nei primi 7-10 giorni, per capire se quello è un prodotto che può andarti effettivamente virale. Se già dopo 2 video hai difficoltà a dire ok, non so più cosa postare perché non so più che video fare, quello è già un prodotto e una domanda che ti devi fare prima per scartare un eventuale prodotto. L'ultimissima cosa è capire se puoi comprarlo velocemente. Per la strategia di TikTok organico chiaramente quello è un prodotto che ti serve velocemente fisicamente, quindi poi cercalo magari anche su Amazon, cerca di capire se quello è un prodotto che si trova, magari lo pagherai qualcosa di più del tuo costo reale su AliExpress, però almeno ti arriva subito e puoi creare subito dei video virali per andare bene appunto anche tu su TikTok. Per concludere ti faccio vedere anche il terzo metodo, qui parliamo di un metodo a pagamento per la ricerca di prodotti, e ti vado a mostrare EcomKeys. Questo è il mio tool di ricerca prodotto che appunto abbiamo programmato apposta per risolvere a questa problematica principale: non trovo prodotti vincenti. L'abbiamo reso facile, infatti all'interno di EcomKeys ci sono diverse feature, la feature principale che ti faccio vedere è questa. Quindi come puoi vedere nella sezione prodotti winner tu puoi andare ad identificare quelli che sono i filtri del prodotto esatto che vuoi vendere. Qui o sai già la nicchia, quindi dici ok, voglio vendere e fare uno store della nicchia beauty, oppure semplicemente dici seguo le strategie di Samuele, seguo quelle che sono le indicazioni per la selezione di un prodotto efficace, allora vado a trovare un prodotto che costa meno di 15
euro che posso vendere, diciamo, tra i 25 sotto i 50 euro circa, e che posso vendere perché voglio vendere su Facebook Ads. In questo modo noi ti andiamo a filtrare immediatamente tutti quelli che sono i prodotti migliori in questo momento presenti su EcomKeys. Questo appunto è una soluzione perché, nonostante magari tu fai le ricerche precedenti, ti ho mostrato esattamente tutto il processo, quindi ti basta replicarlo. Ci vuole costanza, però il processo che ti ho mostrato prima è estremamente efficace. Allo stesso tempo, se però tu dici: ok, vedo tanti prodotti, però ora quale vendo? Ecco, in questo caso riesci a sapere esattamente dal momento zero in cui metti i filtri qual è il prodotto adatto a quelle che sono le tue necessità. Per ogni prodotto, infatti, come puoi vedere, andiamo a metterti già tutti i contenuti che ti servono per creare la pagina prodotto, quindi hai già le foto, delle foto di estrema qualità di quel prodotto, le indicazioni di pricing, competizione, valutazione, contenuto, margine, break-even ROAS, i link diretti per cercare sull'Ads Library, quindi sapere in ogni momento quali ads ci sono attive, e poi ti consegniamo una descrizione già pronta di quel prodotto, i competitor attivi, a che prezzo lo vendono, che store hanno appunto attivo, le ads di Facebook e di TikTok attive di quell'esatto prodotto, video e copy, quindi tu immediatamente ricevi video senza testo e con testo più un copy per le tue ad. Questo per ogni singolo prodotto caricato ogni giorno all'interno di EcomKeys. Più una categoria advertising con gli interessi, la sezione appunto di Facebook, profili Instagram e profili di TikTok consigliati, più una selezione di fornitori di Alibaba e AliExpress che puoi andare a contattare e poi insomma collaborare come un discorso di agenti. Un'altra cosa che ci tengo a farti vedere è la sezione di tracker degli store. Infatti un'altra sezione è che ok, il prodotto l'hai trovato, ti sembra interessante, però vuoi sapere esattamente quanto sta vendendo. Con EcomKeys puoi tracciare fino a 80 store al mese, dove noi per 7 giorni ti andiamo a tracciare le effettive vendite. Quindi trovi uno store, lo vai ad incollare appunto qui dentro, e poi una volta che insomma l'hai trovato, qui vedi che ci sono tutti gli store che io in prima persona sto tracciando in questo esatto momento, che puoi andare poi ad approfondire per quelli che sono i risultati che idealmente stanno facendo. Almeno hai, diciamo, un modo chiaro e immediato per sapere esattamente quante vendite sta facendo il prodotto a cui sei interessato. Quindi quando entri poi nel tracker effettivo, quello che ti andiamo a mostrare sono tutti dei dati relativi alla creazione store, quando è avvenuta, il tema, i prodotti, la lingua, le applicazioni che hai installate sul sito, le ad attive e ovviamente le vendite, quindi vendite totali, i prodotti unici venduti e poi anche le vendite. Questo store, per esempio, in questi 7 giorni ha fatto circa $17,000 di vendite. Puoi scaricarti i tuoi report, puoi andare a filtrare anche per i prodotti che hanno fatturato di più e ti diciamo il prezzo, gli ordini, il revenue, quando è stato creato e un link diretto a il prodotto. Poi ci sono altre sezioni, le vedi qui di fianco, quindi insomma una strategia a pagamento diversamente da quelle di prima, che se ti interessa dare un boost e risolvere nell'immediato la ricerca di prodotto, puoi sicuramente andare ad approfondire. Bene, per questo video era tutto, io spero veramente che ti sia piaciuto. Come hai visto, sono 3 strategie di ricerca prodotto con diversi budget necessari, ma soprattutto per diversi budget necessari, quindi come hai visto sia per Facebook sia per TikTok, sfruttando qualunque minimo anche budget tu abbia in questo momento. Se questo video ti è piaciuto, ti invito a lasciarmi un bel mi piace, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, e noi ci vediamo al prossimo video.